La flessibilità e l'efficienza di strutture piccole ben organizzate sta creando un forte vantaggio competitivo, portando benefici soprattutto al mercato del lavoro. Uno studio dell'Università di Berkeley analizza come, mentre l'industria tradizionale genera come indotto una creazione di occupazione pari a 1,6 posti di lavoro per ogni posto nuovo di lavoro creato da un'industria tradizionale, le start-up innovative ne generano 5, più di 3 volte. La globalizzazione e la digitalizzazione del pianeta giocano a nostro favore, perché appunto spostarsi oggi è facilissimo e poco costoso, il digitale e le tecnologie ci consentono di comunicare ad amplissimo raggio, abbiamo una finestra sul mondo continua per cui possiamo essere aggiornati in qualunque momento da qualunque parte remota della Terra. In un mondo che va dall'economia, diciamo, dell'industrializzazione a quella della digitalizzazione, è chiaro che un paese come l'Italia, dove fondamentalmente abbiamo milioni di giovani con scarse prospettive occupazionali nei settori tradizionali, questi milioni di talenti e di energie si stanno indirizzando verso l'innovazione, l'imprenditorialità e le start-up. Questa è una delle ragioni, secondo me, più interessanti per investire sull'Italia, non solo nel breve termine. Oggi è possibile trovare in Italia ingegneri software di livello internazionale che hanno il costo inferiore a un ingegnere indiano, ma anche, come dire, un investimento sul medio e lungo termine, perché ci sono competenze e talenti accumulati da questo punto di vista anche nell'industria, nel terziario, nell'indotto, nelle subforniture che servono per realizzare anche un prodotto e anche quindi un'azienda, caratteristiche credo tra le uniche al mondo. Quindi in Italia non solo ci sono queste competenze, ma abbiamo un talent pool, diciamo, sotto occupato, che è una grande opportunità per gli investitori.